Peppe, vogliamo ritornare sull'argomento scuola perché giorni fa abbiamo dato spazio ai professori che avevano protestato a Catania per quanto accaduto al liceo Verga di Adrano. Stamani vogliamo sentire anche l'altra campana, vogliamo sentire il dirigente scolastico della scuola e quindi siamo in collegamento con il preside, il professore Vincenzo Spinella. Preside, buongiorno e benvenuto qui su Radio Fantastica. Buongiorno a voi e benvenuti anche a voi. La preside, intanto vorrei capire, ma com'è possibile che durante un anno vengano richiamati, vengano sanzionati così tanti docenti nella sua scuola? Le dico che fino ad oggi, cioè, no, se quest'anno io ho sanzionato, ho emesso un provvedimento per un giorno, diciamo, ad oggi. Ma quindi questa protesta che è stata effettuata a Catania, a suo avviso, è priva di fondamento? Ma guarda, io dico una cosa, certo che è priva di fondamento, cioè dipende dalla protesta perché cos'è, se è per qualcosa o è contro qualcosa. Io non so i contenuti della protesta, né tantomeno sono andato a curiosare su quello che hanno organizzato le organizzazioni sindacali e quindi questi docenti, non so nemmeno il numero dei partecipanti a questa manifestazione. La mattina dello stesso giorno posso dire che io in collegio docente ci siamo convocati con un delegamento, abbiamo deliberato e quindi nulla è successo. Poi se all'esterno viene veicolata quella che è un'altra realtà, quello che a scuola succede, emerge. Chiaramente quest'anno con la DAD abbiamo avuto noi dei confronti con più che altro con il collegio docente, andando con l'accordo, no? L'accordo niente, fino alla scorsa settimana ha deliberato l'unità tutte quelle che sono le proposte, criteri di assegnazione dei docenti alle classi, criteri di formazione e costruzione degli alunni, delle classi e quant'altro. Quello che lamentavano non lo so a che cosa c'è, cioè, non so a che cosa è diretta la protesta, la manifestazione, voglio dire. Quindi questo equivale a una news che già io ho messo dei provvedimenti disciplinari quando ha detto lei. Durante l'anno sono stati emessi diversi provvedimenti disciplinari nei confronti di docenti. No, io le confermo ad oggi che è stato emesso solo un provvedimento disciplinare, ma per altre cose non c'entra nulla. Per altre cose, ma di una lettera di richiamo di un giorno, cioè di che cosa stiamo parlando? Cioè, Preside, prima faceva riferimento alla didattica a distanza. In quest'anno avete avuto dei problemi con le piattaforme? no, ma guardi, noi non abbiamo avuto nessun problema, o meglio, i piccoli problemi, dico, ci possono essere, ma sono talmente sporadici, a tal punto che la quasi totalità dei docenti non solo non ha mai segnalato guasti e quant'altro, si sono attenuti regolarmente a innanzitutto caricare le videolezioni, le dispense, il testo di autovalutazione, perché noi abbiamo approvato all'unanimità, voglio dire, nell'anno scolastico 2020, quindi 19-2020, il collegio docente ha approvato all'unanimità sia il piano scolastico per la didattica digitale e sia la piattaforma che, sebbene rientri nella prerogativa del dirigente scolastico, io l'ho portata all'approvazione dei due organi collegiali, collegio e consiglio. A un certo punto, in estate abbiamo fatto, in estate, nella prima settimana di luglio abbiamo fatto anche la formazione su come implementare il materiale nella piattaforma, loro hanno partecipato, hanno acquisito le competenze e quindi hanno raggiunto quell'autonomia professionale che, anzi più che altro digitale in questo caso, che consente di scaricare, di creare le video lezioni e caricarle poi in piattaforma. A settembre in sede di riesame abbiamo approvato all'unanimità il riesame, perché le voglio ricordare, le linee guida sul piano scolastico dell'alleanza digitale sono state emanate il 7 agosto, quindi noi avevamo già approvato una sorta, avevamo approvato la piattaforma che prevedeva una sorta di percorso in modalità sincrona, interattiva, sincrona, asincrona e in presenza. Chiaramente
ma ancora è un giorno di linee guida. L'8 agosto sono state emanate le linee guida e quindi io giustamente a settembre ho portato all'attenzione dei due organi collegiali, quindi prima collegio e poi consiglio, l'approvazione del piano di riesame che all'unanimità hanno approvato. Nel mese di ottobre, intorno al 30 di ottobre, quando giustamente il dirigente scolastico, perché voi sapete che il dirigente scolastico ogni anno assegna i docenti alle classi e agli insegnamenti, chiaramente questa è diciamo una prerogativa diciamo che assegnata assoluta assegnata alle competenze del dirigente scolastico dalla legge, dal decreto legislativo 165 Presidente, ma ci faccia capire, a settembre la situazione si replicherà? A settembre verrà riproposta, se necessaria, la didattica a distanza? No, guardi, io innanzitutto farei un appello al Ministero dell'Istruzione. La didattica a distanza, se vuole sapere il mio parere, l'ha reso più completa, più competitiva l'offerta formativa. Con questo non è che le sto dicendo che io sono per la didattica, affatto, io sono per la didattica in presenza, perché nella didattica in presenza giustamente gli alunni cosa fanno? Non fanno altro che metabolizzare la didattica esperienziale che è alla base dell'acquisizione delle competenze, soprattutto le competenze disciplinari, le competenze che chiamiamole anche nella produzione testo scritto o nelle esercitazioni. Voglio dirle, la DAD, diciamo, attraverso l'implementazione delle piattaforme che ci ha consentito di caricare anche le video lezioni, testi e quant'altro, e quindi a testi di ingresso e anche dispense, ci ha consentito di poter mettere le condizioni ai docenti di innovarsi anche dal punto di vista metodologico. Le faccio un esempio: la cosiddetta classe capovolta, tutte le classroom, se lei non ha chiaramente la piattaforma, se lei non carica le video lezioni, le dispense, i testi di autorizzazione che vengono fatti sono stati progettati e elaborati per garantire il diritto all'apprendimento dello studente. A quel punto lei può fare in presenza, diventa didattica esperienziale, cioè in presenza gli alunni fanno che cosa? Esercitazioni, si allenano sotto la supervisione e l'osservazione sistematica del docente, mentre a casa chiaramente assistono a quella che è la didattica erogativa asincrona, disciplinata e quindi organizzata, intermediata dal docente. Faccio un esempio: il docente che chiaramente dipende dal docente, se la deve intermediare, faccio un esempio, stile Alberto Angela, oppure la deve intermediare possibilmente con qualche slide cresce lì, voglio dire. No, Presidente, abbiamo già capito tutto, abbiamo capito come la pensa lei, abbiamo capito quale sarà lo scenario che si ripresenterà. Voglio dire, il nostro piano prevede queste tre modalità. Certo, no, è stato chiarissimo, Presidente, abbiamo già capito, abbiamo capito anche fin troppo, forse. Presidente, quando ci dicono giustamente, come poi noi dovremmo interagire con le restrizioni sanitarie, le faccio l'esempio. E chiaramente io nelle aule posso ospitare, a seguito delle restrizioni sanitarie, il micro gruppo di massimo di 15 alunni, perché ho le aule di 40, poi se lei deve distanziarle dalle finestre a bandiere e quant'altro, è normale che deve alternare la didattica in presenza per micro gruppi di apprendimento. Questo lo capite, perché mentre la formazione delle classi, lei non so se mi insegna, che lo dico io, la formazione delle classi è ancora disciplinata, abbiamo un DPE. Lo sappiamo, Presi, lo sappiamo, il pubblico di Radio Fantastica in merito è a dir poco preparato, quindi io devo formare la classe dei 27 alunni perché mi assegno l'organico con almeno 27 alunni, però poi giustamente i 27 alunni per via della restrizione sanitaria nell'aula, giustamente, guarda, lì poi c'è il datore di lavoro, il dirigente scolastico dell'aula non li può ospitare perché chiaramente per via delle restrizioni devo sdoppiare
E noi abbiamo fatto anche tutta questa flessibilità. No, Presidente, è una storia che conosciamo benissimo, che conosciamo per chi sostiene la didattica a distanza come sistema integrativo di tutti gli apprendimenti possibili e immaginabili, e no, quindi la gente che ci sta ascoltando sicuramente già si sarà fatta un'idea di tutto. No, mi volevo dare l'ultima precisazione. Prego, prego, dia l'ultima precisazione, sì. Presidente. Il dissidio con qualche docente, che poi è riuscito questo qualche docente sicuramente a egemonizzare. Oddio, Presidente, qualche docente, 11 docenti sollevati dall'incarico per gli esami di Stato, non mi sembra sia qualche docente, 11. Non sollevati dall'incarico, cioè revocati dall'incarico perché giustamente c'era in corso un procedimento disciplinare. E siccome io devo temperare al rispetto dei principi di legalità, c'è una norma che chiaramente è stata applicata in tutta Italia quest'anno, come ogni anno, nel 2019, che prevede che chi è in corso nelle condizioni stative, cioè chi ha dei procedimenti penali in corso, procedimenti disciplinari in corso, chi ha subito dei provvedimenti, e allora giustamente ricade in quelle clausole ostative per cui se io non avessi revocato l'incarico a questi docenti, avrei indiciato l'esame per 200 alunni, che bastava un ricorso. Perché? Perché c'erano i presupposti dell'incompatibilità. Ecco perché non c'erano le stabilità. Presidente, le ripeto, abbiamo capito perfettamente la situazione. Noi la ringraziamo per queste sue precisazioni. Buona giornata e buon lavoro. Altrettanto a voi, sempre a disposizione. Grazie, buongiorno.